Non sappiamo molto di Julian Assange, che è stato arrestato, si è consegnato spontaneamente dalla polizia inglese, ma gli siamo ugualmente grati per aver scoperchiato un pozzo nero riempito dagli Stati Uniti di ipocrisie, di menzogne e di spionaggio, il tutto condito da tanta finta libertà. Assange ci ricorda un po' il nostro Saviano, ambedue rischiano la vita e noi abbiamo profondo rispetto per coloro che rischiano in proprio e per contro grande disprezzo per altri che nel chiuso di una stanza magari appongono una firma su un documento che significa guerra per un determinato popolo. Tutto lascerebbe supporre che Assange sia vittima di una macchinazione, che gli Stati Uniti lo vorrebbero per poterlo incarcerare fino alla fine dei suoi giorni. E chissà che non abbiano chiesto a paesi stranieri di collaborare in qualche modo. Da qui un'accusa infamante, quella di aver violentato due donne, destinata ad ottenere il consenso di tutte le donne del mondo e anche degli uomini. Un fatto troppo scoperto per essere vero. Franco Frattini ha applaudito. Ha detto che è bene resti in carcere. Probabilmente gli rimprovera di aver riportato delle dichiarazioni su Silvio Berlusconi e forse teme che anche su di lui in futuro possa uscire qualcosa, il signor Franco Frattini. L'unica risposta forte può venire dal popolo della rete, di internet, il quale però rischia di avere la capacità di informare ridotta e di molto, perché il ministro per lo sviluppo economico Paolo Romani, in sintonia con l'AGCOM, l'AGCOM è l'autorità per le garanzie, attenti a questa parola, nelle comunicazioni, abbiano in mente di garantire molto poco la libertà della rete. Stanno studiando come imbrigliarla, non attraverso divieti, ma attraverso il pagamento di balzelli che la maggior parte di coloro che praticano internet non sarebbero in grado di pagare. Quindi è necessaria una presa di coscienza dall'intero popolo della rete, cosa che sta già avvenendo, per sventare i piani liberticidi del ministro per lo sviluppo economico e di coloro che dovrebbero vigilare sulla correttezza e soprattutto garantire la libertà di espressione e di informazione.